È una giornata in cui si riafferma il valore del lavoro e soprattutto il valore di un lavoro di qualità, che significa la possibilità per tanti giovani di lavorare in maniera continua, con una retribuzione equa, che significa colmare un gap di genere, che anche la nostra regione è molto forte, che riguarda il lavoro delle donne. E quest'anno CGIL e CISL e UIL hanno pensato di collegare il tema del lavoro, che è cruciale in questa giornata, richiamando alla sua importanza anche all'interno della cornice della Carta Costituzionale. Ricorrono i 75 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione e è un'occasione importante, quella del 1° maggio, per ribadire come i valori di libertà, democrazia, partecipazione ed uguaglianza vedono nel lavoro un agente fondamentale. È un momento difficile, lo diciamo da diversi anni, ma quest'anno lo è ancora di più, perché sappiamo che il problema non è solo di chi non lavora, di chi ha perso il lavoro, di chi è precario, ma il problema sta investendo anche chi lavora e chi lavora in maniera stabile, perché c'è un problema di erosione dei salari e delle pensioni, un'inflazione che comunque, pur essendosi leggermente abbassata, comunque è ancora molto alta e quindi di fatto erode la capacità di acquisto di tanti lavoratori e di tanti pensionati. Noi abbiamo registrato nel 2022 una piccola ripresa delle attività occupazionali, con degli elementi convincenti anche sulla ripresa che ha riguardato l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne. Siamo, ahimè, molto indietro ancora nell'offrire le opportunità giuste ai nostri giovani. In 2 anni i lavoratori dipendenti e pensionati hanno perso circa il 10% del loro potere d'acquisto e sui posti di lavoro si continua a morire. Sono 7 dall'inizio dell'anno i lavoratori dipendenti che sono morti nelle Marche. Non ci sono le condizioni per festeggiare se troppi giovani, soprattutto donne, non trovano lavoro, se troppi lavoratori sono precari o poveri e se i pensionati vivono con assegni da fame. Non possiamo non riscontrare che le scelte messe in atto sinora dalla politica siano per lo più deludenti e inefficaci. E senza l'attuazione dei suoi principi, la Costituzione resta inchiostro sulla carta. Diritto al lavoro, alla salute pubblica, all'assistenza, all'istruzione sono tutti diritti fondamentali. Sono diritti alla base delle nostre richieste sindacali. Richieste che continueremo a sostenere nei tavoli istituzionali e nelle piazze, a cominciare da quella di Bologna del 6 maggio.